Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Michalizio. Bentornati, bentornati ad Extra. In questa trasmissione di solito raccontiamo la strettissima attualità, ma sapete che ogni tanto ci piace anche staccare. Allora oggi facciamo un esperimento. Non so se avete mai avuto modo di concedervi il piacere di un viaggio in treno e di abbandonarvi a guardare il paesaggio che scorre oltre il finestrino, di immergervi tra borghi, le nostre città, zone boschive, passare dal mare alla montagna. Se vi è capitato, potete essere convinti insieme a me della magia che questa esperienza può dischiudere, ed è una magia che sta alla base del successo di un particolare tipo di turismo, il turismo su rotaia o turismo ferroviario, che anche in Italia negli ultimi anni è andato crescendo anche grazie alle iniziative della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, che ha saputo negli ultimi tempi riportare in vita vecchi convogli del passato, ma anche riaccendere all'utilizzo corrente linee ferroviarie dimenticate, rimaste per lungo tempo in disuso. Di questo parleremo tra poco con un ospite che vado a presentarvi. Come sempre, la copertina ci aiuta a entrare nel tema di puntata, l'ha firmata per la nostra redazione Giacomo Chiucchiolo. Qual è il mezzo di trasporto più ecologico, in grado di adattarsi meglio di altri ai paradigmi della vita e del turismo show, capace di farci immergere nella natura e di raggiungere anche luoghi reconditi del nostro paese? Probabilmente la risposta non vi suonerà scontata, ma è il treno. E non a caso il turismo su rotaia è da qualche tempo a questa parte un trend in forte crescita. Salire a bordo di un treno può diventare un'esperienza unica, in giro tra luoghi lontani dal turismo di massa e ancora in parte incontaminati, e complici anche le suggestioni letterarie o cinematografiche, gli esempi scolpiti nell'immaginario collettivo non mancano. Chi non ha mai sentito parlare del mitico Orient Express, il treno più famoso al mondo, che nel suo percorso originale corre da Parigi a Istanbul, reso celebre dalla fantasia di Agatha Christie, in libreria e al cinema. O magari non si è imbattuto in rete o alla TV in un paesaggio suggestivo, immortalato dai finestrini del Glacier Express, il treno svizzero più lento al mondo, che attraversa i 270 km di montagna che dividono Zermatt e St. Moritz, hanno velocità media di 33 km orari? Ebbene, anche l'Italia non è da meno, grazie ai suoi passaggi mozzafiato e agli itinerari che recupero dei tracciati delle antiche ferrovie locali e dei treni storici restaurati dalle ferrovie dello Stato, ha permesso di creare lungo lo stivale un filone nell'offerta turistica del bel paese che in appena 10 anni è stata protagonista di un autentico exploit grazie proprio al ruolo della Fondazione FS, nata il 6 marzo del 2013 con l'obiettivo di recuperare, preservare e valorizzare il patrimonio storico delle ferrovie italiane, promuovendo proprio il turismo lento, sostenibile e di prossimità, alla scoperta delle ricchezze del territorio italiano e dei suoi borghi a bordo dei treni storici e su linee ferroviarie recuperate dall'abbandono. Una missione nobile, avvincente al contempo, che vede crescere di iniziativa in iniziativa il numero di turisti visitatori e che ha nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, allestito nei locali delle ex officine di Pietrarsa, davanti alla stazione Pietrarsa San Giorgio a Cremano, il suo cuore, un modo per valorizzare il passato proiettandosi nel futuro in nome di un turismo green e capace di valorizzare l'esperienza impagabile di un viaggio tra colori, i luoghi, i sapori della nostra bella Italia. Eh sì, davvero suggestiva l'esperienza di un viaggio, soprattutto fatto a bordo di questi treni d'epoca. Cerchiamo di immaginarci la magia di questa esperienza con il nostro ospite Danilo Salvatori, che è già collegato con noi. Buonasera e benvenuto a Extra. Buonasera a tutti. Danilo Salvatori è responsabile commerciale di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Io partirei proprio da questo decennale, perché sentivamo nella copertina, lo scorso 6 marzo ricorre l'anniversario della nascita di un ente che ha contribuito tantissimo in Italia, non soltanto alla valorizzazione delle radici legate al treno, al trasporto su rotaia di questo paese, ma anche a innovare un nuovo filone di scoperta turistica. Sì, è un anno molto importante, molto sentito, molto profondo per Fondazione FS, perché, come detto, siamo nei primi 10 anni di attività di Fondazione FS,
Li stiamo festeggiando con numerose celebrazioni, numerosi eventi. Abbiamo iniziato proprio il 6 marzo, la data che lei ha nominato, nel museo di Pietrarsa. Ma quest'anno si caratterizza anche per vari altri eventi, quali ad esempio le aperture dei nostri depositi, delle officine manutenzione rotabili storici. L'abbiamo già fatto il weekend 17 e 18 marzo, 18 e 19 marzo. Lo faremo a maggio con la Spezia Migliarina, dove vi sono officine di manutenzione rotabili storici per locomotive a vapore. Lo faremo anche per la squadra rialzo di Milano Centrale per la prima volta a ottobre. Questi sono appuntamenti che si inseriscono nel contesto del decennale di Fondazione FS. Dicevamo è un anno importante, ma non solo per questo motivo, è un anno importante anche per i numeri che stiamo raggiungendo. Ci siamo interrotti, il successo di Fondazione FS si è interrotto con la pandemia, così come diciamo tutti insieme ci siamo interrotti. Ci siamo fermati per colpa di questa pandemia che ci ha obbligato a stare fermi. Nel 2022 abbiamo raggiunto nuovamente dei numeri accettabili. Sicuramente a conferma del successo e della voglia delle persone di riprendersi queste esperienze, questi viaggi in treno turistico, storico e turistico da inserire nell'esperienza turistica che ognuno vuole fare. Nel 2023 questi dati li stiamo già raggiungendo con i dati che abbiamo nella previsione, li stiamo già raggiungendo e probabilmente li supereremo. Come dicevamo, la Quali sono, mission. mi perdoni direttore, quali sono i target di pubblico che maggiormente rispondono a questa offerta turistica? Perché credo che siano piuttosto eterogenei, no? Dipende sicuramente dal contesto in cui ci inseriamo. Ovviamente vale l'offerta a 360 gradi. Andiamo da un noleggio o comunque un'esperienza turistica, un viaggio in treno 100 porte, composto da vetture degli anni 20, degli anni 30, 40 fino agli anni 60, seconde, terze classi composti da sedili in legno. Qui sicuramente no, non stiamo parlando di un viaggiatore che sceglie di viaggiare invece sul LTR 252, il famoso Arlecchino, emblema, icona degli anni 60, della ricrescita dell'Italia, del post, diciamo, post bellica. Stiamo vedendo alcune delle immagini che testimoniano i tanti itinerari che sono sorti nell'arco di questi 10 anni, man mano che il vostro ente riusciva anche a riportare in vita, oltre ai convogli ferroviari, di cui poi parliamo più nel dettaglio, anche le linee ferroviarie, perché la particolarità è quella che voi avete cercato di riportare in auge vecchi tracciati che per vari motivi erano stati dismessi, ma che sono poi quelli che permettono davvero di immergersi nella meravigliosa varietà di paesaggi del nostro paese. Assolutissimamente. Fondazione FS, nella sua mission ha l'obiettivo di preservare e mantenere e consegnare alle generazioni future il grandissimo patrimonio storico, ingegneristico, tecnico delle Ferrovie dello Stato che hanno solcato la storia sostanzialmente dell'Italia e quindi è patrimonio dello Stato italiano poi. In questo c'è sicuramente la parte di materiale rotabile, ma anche di linee ferroviarie. In questi anni Fondazione FS ha riattivato, oggi e mano a mano, gradualmente, siamo arrivati a 13 linee ferroviarie per oltre 800 km di linee dismesse, precedentemente non ritenute commercialmente valide, appetibili, oggi per
ovviamente svariati motivi, lentezza rispetto alla concorrenza stradale. A un certo punto il treno era diventato molto lento in alcune linee. Quella stessa lentezza oggi fa sì che nella Ferrovia dei Parchi, la Sulmona Carpinone, nel weekend dell'Epifania del 2023, ci siano stati oltre 2.500 viaggiatori che hanno percorso con il treno quella tratta. È un intero territorio che si risveglia e questo è un valore molto profondo che la Fondazione, in realtà, in questi anni, oltre alla mission che ho appena detto, si è riservata di valorizzare perché sostanzialmente ha aggiunto, ha dato una sensibilità maggiore alle persone rispetto all'abbandono di questo patrimonio storico e delle vetture e delle locomotive, ma anche delle linee ferroviarie. Allora, noi tra pochi istanti dobbiamo dare la linea alla pubblicità, però con il responsabile commerciale di Fondazione Ferrovie dello Stato al rientro andremo anche a scoprire quello che è un po' il cuore pulsante, Salvatori, no, della vostra fondazione, che è il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che si trova nel territorio di Napoli. Tra l'altro, location non usuale, perché mi pare di ricordare che sia legata proprio alla storia del trasporto ferroviario italiano, no? Perché lì c'era la Napoli Portici, che fu la primissima linea italiana. 3 ottobre del 1839, la Napoli Portici, la prima linea dell'allora Regno delle Due Sicilie, ma prima linea d'Italia, 7 chilometri di linea a doppio binario che oggi sostanzialmente ar fanno arrivare le persone al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un museo un unicum in Italia, ma mi spingo oltre, probabilmente anche in Europa, sia per questo motivo, sia per la location al centro del Golfo di Napoli, ma anche per il fatto che in precedenza quel sito era dedicato alla manutenzione di quegli stessi rotabili che oggi invece sono museati per la loro nuova vita in quel bellissimo contesto. E allora, tra poco, dopo la pubblicità, vi accompagniamo a scoprire quanto meravigliosa sia questa location dove sorge il museo che celebra la storia del sistema ferroviario italiano. Tra poco. Bentornati, bentornati a Destra, è una puntata speciale, ve l'avevamo preannunciato in apertura di trasmissione, stiamo letteralmente viaggiando a bordo dei treni storici del patrimonio di Ferrovie dello Stato attraverso il lavoro di recupero che da 10 anni esatti la Fondazione FS sta facendo. Da una parte riporta in vita queste gloriose macchine a vapore, usiamo questa espressione un po' desueta, dall'altra sta riscoprendo e riaccendendo decine e decine di chilometri ogni anno del reticolo ferroviario che da nord a sud attraversa l'Italia, permettendo però di entrare proprio nei luoghi più reconditi, a contatto con i borghi, passando dal mare alla montagna, attraverso le colline e i luoghi più suggestivi del nostro paese. Ad accompagnarci c'è il responsabile commerciale della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano, Danilo Salvatori, con cui abbiamo capito quanto lavoro è stato fatto sinora, ma il cuore pulsante di Fondazione FS sta proprio nel museo dedicato alla storia e all'ingegno delle ferrovie italiane che si trova a Napoli. Noi, tra l'altro, abbiamo delle immagini che le chiedo di commentare insieme. Già questo ci dà l'idea del colpo d'occhio. Lei diceva già la location vale il viaggio, stiamo parlando di una delle zone più suggestive del capoluogo partenopeo. Bene, qui vediamo la locomotiva Billiard, la prima locomotiva che ha percorso la Napoli Portici, la linea ferroviaria, la prima linea ferroviaria d'Italia che abbiamo prima nominato. All'interno del Museo Nazionale di Pietrarsa, vi è proprio una riproduzione della stessa, non può esserci quella originale ovviamente, ma una riproduzione fedele della stessa insieme in compagnia di numerose locomotive a vapore
che rappresentano un po' tutta la storia dell'ingegneria ferroviaria italiana. Stiamo parlando del padiglione, soltanto del padiglione 1, quelle immagini. Ecco, qui vediamo una panoramica del museo che si estende su circa 36.000 metri quadri con oggetti ferroviari, con plastici, con locomotive elettriche, diesel, locomotive a vapore, abbiamo visto. Ci sono vetture che hanno fatto la storia, come la vettura reale che stiamo vedendo, placcata in oro, con i soffitti placcati in oro, la 685, la 068. Abbiamo numerosissime. Il padiglione più grande è quello delle vetture, delle locomotive a vapore. Il museo oggi non è soltanto un luogo per visitare, un luogo solo per appassionati, per visitare quella che è la tecnica ferroviaria, ma è anche un polo culturale. Oggi, in questo momento, è presente una mostra appositamente allestita sempre per il decennale. Ma è diventato luogo di appuntamenti durante l'anno, ci saranno e ci sono tutti gli anni nel periodo natalizio, i mercatini di Natale. È un luogo dove è stato organizzato il congresso internazionale sul turismo. È un luogo che viene spesso impegnato anche da privati che vogliono godersi in maniera riservata quella location. E stiamo vedendo tutte le iniziative che voi avete messo in campo, ma attenzione, vorrei che i nostri ascoltatori non avessero l'immagine soltanto di una fondazione che guarda al passato, perché in realtà voi state sviluppando un'offerta turistica di grandissimo richiamo. Man mano che riattivate linee, si aggiungono nuovi itinerari, e questo dà l'idea di come sia il turismo su rotaia uno dei grandi volani ai quali si vuole affidare il successo di questo paese, che sta cercando sempre più, no, di valorizzare anche il proprio entroterra. Da questo punto di vista, so che voi di fondazione avete diverse iniziative in cantiere. Assolutissimamente, abbiamo in cantiere dei contratti con numerose regioni, numerose circolazioni che vedranno interessate anche il Museo di Pietrarsa, con i cosiddetti Pietrarsa Express, dei treni composti da locomotore elettrico e vetture 100 porte che accompagnano chi vorrà andare al Museo di Pietrarsa. Da Napoli Centrale partirà nei fine settimana un treno che andrà sia al Museo Ferroviario di Pietrarsa, ma anche nel sito archeologico di Pompei, così come nella Reggia di Caserta. Questo per quanto riguarda il territorio campano. Stiamo per attivare un'offerta commerciale il 2 aprile. Ci sarà il primo treno sulla Lombardia, Milano, Como, Lecco, ma numerosi saranno i treni, ricompresi in questo 2023, che circoleranno nella regione Lombardia, così come un'altra realtà molto consolidata oramai, il treno di Dante che da Firenze raggiunge Ravenna con delle locomotive, con una locomotiva storica e delle vetture 100 porte, quest'anno anche con una prima classe, ripercorreranno le tappe del sommo poeta. Abbiamo una fra le realtà più consolidate, quella della Ferrovia dei Parchi, la Sulmona Carpinone, l'abbiamo nominata prima, con la seconda stazione più alta d'Italia. Dopo a scartamento normale, ovviamente parliamo dopo il Brennero. Tantissime, abbiamo detto all'inizio, in apertura, raggiungeremo e probabilmente supereremo i numeri fatti e raggiunti prima della pandemia.
Bello, io ogni volta rimango estasiato dalle immagini che ci propone la regia e danno proprio l'idea di come il turismo su rotaia sia, se volete, il più green, perché permette, no, di inserirsi nel contesto del paesaggio che si sta attraversando. E poi voi so che favorite anche l'intermodalità, no? Per esempio, la possibilità anche su alcune tratte, immagino, e soltanto su alcuni convogli, anche la possibilità di accedervi, no, con le biciclette, o sbaglio? Sì, sono tantissimi i treni attrezzati composti da una vettura bagagliaio che sono state modificate da Fondazione. In realtà sono state soltanto attrezzate con delle rastrelliere per essere idonee a trasportare biciclette. Questa è un'iniziativa che ha avuto un graduale successo ed oggi vede invece una domanda molto in crescita rispetto a quello che si poteva pensare. In Lombardia abbiamo avuto numerose richieste proprio per un trasporto intermodale di questo genere, cosa che, come sappiamo, sta crescendo anch'esso, sta crescendo molto. Eh sì, è una delle frontiere di sviluppo anche di questo nuovo modo di concepire anche l'esplorazione dei territori, no? Il poter passare da un mezzo all'altro. So che c'è una data breve che riguarda il nostro territorio. Noi siamo in onda su Radio Roma Television, trasmettiamo da Roma, e a Roma e Lazio c'è buona parte del nostro pubblico. So che c'è una novità che riguarda due capoluoghi della regione, vero? Allora, abbiamo parlato di musei, non abbiamo accennato al Museo di Trieste, che è un luogo anch'esso molto particolare, quello che sarà un polo culturale, un museo stazione dotato di binari da dove si partirà e si arriverà con treni storici. Ma Fondazione FS ha valorizzato anche altri immobili di valore di particolare pregio, come quello di Roma Termini, la cabinace di Roma Termini, progettata dall'architetto ingegnere Mazzoni. Partiremo il giorno 29 aprile con un treno storico che partirà proprio dal binario 29, adiacente alla cabina ACE, per recarsi a Latina, al binario 1 di Latina, dove celebreremo comunque una sorta di mostra, sempre in tema con quadri di Mazzoni, con diciamo numerosi altri valori, oggetti che posso, diciamo, a tema, che rispondono a quel tema. La stessa Latina, stazione di Latina, è opera dell'ingegneria dell'architetto Mazzoni. Stiamo vedendo alcuni, tra l'altro, degli edifici ai quali facevamo riferimento poco fa. Abbiamo poco meno di un paio di minuti. Al 320-2393-833, un ascoltatore ci chiede, si chiama Pietro, se per partecipare alle vostre iniziative o viaggiare su questi treni è necessario prenotare. Io immagino di sì, ma vogliamo dare qualche informazione più dettagliata? Sì, c'è sicuramente il sito di Fondazione FS, all'interno del quale si trovano tutte le circolazioni ferroviarie di Fondazione FS con treni storici che sono programmate e che sono in vendita e quindi accessibili a tutti coloro che hanno interesse. È sicuramente una bella esperienza, credo, e un modo davvero originale, lo dico, magico, di esplorare l'Italia da nord a sud, ovviamente lungo le tratte ferroviarie minori che sono state recuperate, e permettere davvero di immergersi nel paesaggio a bordo di questi treni che hanno un fascino di per sé incommensurabile. Io la ringrazio, ringrazio Danilo Salvatori, responsabile commerciale di Grazie a voi. Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano. Grazie, altri successi vi auguriamo nei prossimi anni, perché davvero è un cammino molto importante quello che state portando avanti, e ci fa davvero piacere oggi aver dato almeno
un assaggio ai nostri ascoltatori di quello che state proponendo. Buon lavoro, grazie. Grazie ancora. Adesso noi ci prendiamo una pausa, c'è la pubblicità e poi, come sempre, qui a destra voltiamo pagina, restate con noi. Bentornati a destra, adesso cambiamo decisamente argomento. C'è un modo per rendere le nostre case più felici ed è quello di dare spazio alla natura. Ma in che modo? Soprattutto se si vive in una città come Roma. Beh, di questo e altro si occupa una rassegna che tra pochi giorni tornerà protagonista nella capitale. Vi presento subito la nostra ospite perché vogliamo parlarvi del Festival del Verde e del Paesaggio. E con noi c'è la curatrice, oltre che l'ideatrice, Gaia Zadra. Buonasera e bentornata. Buonasera, grazie per avermi invitata. Noi già qualche tempo fa avevamo raccontato la magia di questo evento che torna protagonista, tra l'altro quest'anno, ricordiamo, l'avete anticipato rispetto alla tradizionale collocazione perché aprite i battenti con la vostra rassegna, il vostro festival il prossimo 31 marzo. Sì, abbiamo aspettato il primo weekend con il nuovo cambio dell'ora, quindi insomma in cui le giornate sono più lunghe e la primavera diciamo è più evidente. Questa è una giornata di pioggia che è tipicamente primaverile, poi la pioggia è sempre benvenuta, però in realtà abbiamo visto che il prossimo fine settimana il tempo sarà bellissimo, tiepido, piacevole, per cui perfetto per passare una giornata sul giardino, che è l'unico giardino contemporaneo di Roma, perché assolutamente Roma, tra l'altro parchi storici di grande pregio, però giardini contemporanei pochi. Assolutamente, il Festival del Verde del Paesaggio ormai è un appuntamento fisso che nelle ultime edizioni ha visto crescere sensibilmente il proprio pubblico, anche i consensi. Siete la più grande manifestazione espositivo culturale dedicata proprio al verde in città e al paesaggio urbano, che sono, io credo, le nuove frontiere da esplorare quando si dice di voler rendere i nostri contesti abitativi, le nostre città, i nostri quartieri più a misura d'uomo, no? Il segreto sta nel entrare in sintonia proprio con il verde, col paesaggio verde. Ma sì, perché alla fine noi, la maggior parte di noi vive in città e questa è una tendenza che sappiamo che nei prossimi anni sarà sempre più forte e accelerata. E però magari le città sono anche molto complicate, inquinate, cementate, per cui rischiamo di perdere quel contatto, diciamo, proprio atavico con la natura, perché anche noi siamo parte di questo ciclo naturale, anche se a volte magari tendiamo a dimenticarcene. E, per cui chi vive in città ha particolarmente bisogno di riconnettersi con le sue radici, come dire, primordiali proprio. E questo bisogna farlo assolutamente attraverso le piante, il primo passo, perché poi le piante sono quegli esseri viventi che consentono la vita di tutti noi su questo pianeta. Ecco, voi anche un po' provocatoriamente suggerite come risposta al caos e all'inquinamento delle nostre città proprio rendere le nostre case felici. In che modo si rendono felici? Ma intanto, diciamo, è un come dire, un'indicazione, un suggerimento, perché poi le città sono fatte di tanti piccoli pezzetti, e cioè di esseri umani, e gli esseri umani abitano in piccole, normalmente piccoli appartamenti, non, in pochi hanno così il lusso di poter avere case grandi con giardino. Per cui se tutti noi ci unissimo e ci dedicassimo ai nostri davanzali, balconi, ai cortili condominiali, ai terrazzi, anche le città sarebbero molto diverse, oltre, diciamo, alle nostre vite che le beneficerebbero moltissimo.
Dicono le statistiche che già oggi il 40% degli italiani dedica un po' del proprio tempo a qualche forma di giardinaggio, addirittura il 50% per esempio coltiva le piante aromatiche. È di questi tempi questa attenzione, questo pollice verde si sarebbe detto una volta, oppure è qualcosa che noi italiani abbiamo da sempre nel nostro DNA? Ma è un po', nel senso che gli italiani hanno sempre magari coltivato l'orto, il tema delle erbe aromatiche si ricollega immediatamente anche alla convivialità, alla cucina, quindi tutte cose che per noi sono molto importanti e molto forti. Quello che è cambiato è che non si fa solo perché poi è un piacere mettere sulla caprese il basilico che abbiamo coltivato, ma è proprio un modo diverso di relazionarsi con dei vegetali, perché poi si pensa che fanno bene agli impollinatori, perché diciamo, come dire, creiamo una connessione con una pianta purché piccola. Poi noi diciamo sempre che un giardino può anche essere all'interno di un vaso, non c'è bisogno di grandissimi spazi, purché ci sia un equilibrio e un pensiero. Ed è da questa missione che nasce l'idea di mettere attorno all'evento, al Festival del Verde del Paesaggio, che si terrà partirà il prossimo 31 di marzo qui a Roma, proprio un pool di esperti, perché diciamo la verità, così entriamo anche un po' nel merito del programma di questa edizione, questa è una sfida che attiene alle nostre dimensioni domestiche, ma che può essere vinta mettendo in circolo tante competenze differenti. Ma sì, certo, anche perché tutti noi magari abbiamo un desiderio, una passione, una vocazione, ma non è detto che abbiamo le competenze o il tempo per metterla in pratica. Quello che noi facciamo è invece così dare degli spunti, ma anche dei consigli, mettere a disposizione di tutto il pubblico le persone giuste per indicarci quali piante acquistare, dove metterle. Tra l'altro qui ci saranno i migliori vivaisti, produttori di piante specializzati anche con delle rarità botaniche, ma anche, non so, se pensiamo alla casa, perché appunto magari non abbiamo un balcone e quindi diciamo la natura dobbiamo portarla dentro casa, sappiamo che dobbiamo rivolgerci alle piante tropicali, però anche a volte noi compriamo delle piante che sono piccole e non ci aspettiamo che poi diventeranno grandissime, oppure non sappiamo che le piante, se noi le mettiamo in piccoli gruppi, si aiutano a vicenda, sia perché creano un seppur piccolissimo microclima che le aiuta a mantenere l'umidità, sia perché comunque sappiamo da tanti anni che le piante comunicano. Noi Per cui diciamo vediamo sempre. immagini suggestive, questo è il colpo d'occhio, no? Di un luogo dominato anche dalla natura. E mi perdoni, c'è un altro aspetto che è fondamentale in questa edizione del Festival del Verde del Paesaggio ed è l'area espositiva. 20.000 metri quadrati, ci sono oltre 200 vivaisti, giusto? Dunque, noi abbiamo giardini, concorsi, vivai, espositori di outdoor, di design, tecnici e specialisti, tutto le illuminazioni, le micropiscine, tutto quello che può contribuire a creare il nostro spazio, diciamo, di vita intima, personale, rispondente alle nostre esigenze, qui si trova. Quindi è un'offerta a 360 gradi e questo davvero credo che renda questo evento importante anche per chi magari propriamente non è un esperto del settore, no? Questa è una passione che anche ci può contagiare con il tempo, magari dopo aver visitato questo evento. Ma sì, perché poi dobbiamo essere, diciamo, poco timorosi, sperimentare, cominciare a prendere confidenza, perché magari c'è poca dimestichezza oggi con le piante, sapere che delle piante coltivate in vaso
hanno più bisogno di essere accudite rispetto alle piante coltivate in piena terra e imparare ad acquistarle, perché molte piante, soprattutto quelle che vengono importate dall'Olanda, dal Kenya, sono piante che diciamo, hanno una vita breve perché sono state allevate così. Quindi no, non abbiamo il pollice nero, abbiamo solo fatto l'acquisto sbagliato. Quindi cerchiamo di acquistare piante coltivate in Italia, possibilmente da coltivatori specializzati, magari che vengono coltivate nella nostra zona, per cui è più probabile che possano, diciamo, sopravvivere felicemente nelle nostre case. E poi anche se qualche pianta muore, non importa, se ne prenderà un'altra e si costruirà insieme a loro un nuovo giardino. Stavo scorrendo con lo sguardo una parte dei tantissimi appuntamenti che sono previsti in questa edizione del Festival del Verde del Paesaggio. C'è anche un sito internet al quale vi rimando per tutti i chiarimenti, che è www.festivaldelverdepaesaggio.it. C'è davvero di tutto, dai workshop all'esposizione, la possibilità addirittura di immergersi nell'atmosfera di picnic botanici. Insomma, il programma è davvero vastissimo. Sul sito internet trovate tutte le informazioni. Ricordiamo, dal 31 marzo al 2 di aprile, nel Giardino Pensile dell'Auditorium Parco della Musica, che è uno dei luoghi simbolo di Roma, un appuntamento sicuramente bello anche per la location che accoglierà i nostri visitatori. Grazie infinite, davvero, vi aspettiamo tutti. Grazie, grazie a Gaia Zadra, lo ricordiamo, ideatrice e direttore del Festival del Verde del Paesaggio, che torna con la sua 12ª edizione tra pochi giorni qui a Roma. Buon lavoro alla nostra ospite e grazie, grazie anche a voi che ci avete seguito fino a quest'ora. Extra adesso cede la linea agli altri programmi della nostra emittente. Se volete, torniamo domani alla solita ora. Arrivederci a tutti. Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Michalizio.